iniziamo dal Milan e dalla notizia che pochi minuti fa ha sconvolto tutti. Quindi Zirkzee non sarebbe più così vicino al Milan perché il Milan non vuole pagare le commissioni spropositate alla gente. Questo qua è un giornalista, Manfred? No, questo è un account Twitter, però l'hanno riportato. Ma di chi? Dottor Twitter. Ah, ok, no, pensavo, vabbè, quindi no, questo prende la fonte. Il tifoso del Milan che dice Milan società ridicola e dice fanno bene, però è Sky la fonte, quindi credo Di Marzio. Di Marzio, adesso te lo trovo, ma Di Marzio ha detto che le commissioni non sono sotto i 15 milioni e il Milan non vuole pagare commissioni così alte. Allora parto dal milanologo o chiaramente sentiamo tutti, prego Ale. Allora, come abbiamo detto anche l'altro giorno nel pomeriggio con Sarno, secondo me è un affare che alla fine andrà in porto. C'è questo problema di commissioni, c'è sempre stato, perché il Milan ha una politica chiara, che dicevo l'altro giorno, ovvero non supera i 5 milioni di commissioni. Loro ne vogliono addirittura 15, che è un valore spropositato perché si parla quasi del 40% del cartellino, una cifra che non esiste né in cielo né in terra, ma comunque io, anche io come Sarno, le stesse notizie, alla fine per fare Zirkzee andrà in porto perché il Milan non si può permettere in questo momento di dare un'ulteriore delusione ai tifosi, proprio perché hanno progettato tutto a tavolino, ovvero già andrà a parlare giovedì Ibrahimovic in conferenza stampa, presenterà Fonseca e devono dare qualcuno per la campagna abbonamenti. Quindi hanno già progettato tutto a tavolino, se saltasse Zirkzee sarebbe l'ennesima conferma, ma non ce ne sarebbe bisogno. A prescindere da Zirkzee, secondo me rimangono degli incapaci patentati, quelli che sono in dirigenza adesso, però non possono dare il certificato di garanzia che sono dei incapaci patentati. Diciamo degli yes men. No, no, proprio incapaci che non sanno, sono stati messi lì nel posto sbagliato dalla persona sbagliata che è il proprietario del Milan. Allora c'è il sondaggio, giusto pagare le commissioni. Ele Imbro? No, allora io volevo dire prima di tutto al milanologo che cioè, i veri caproni sono i tifosi occasionali, quindi io sarò uno di quei caproni, secondo lui, che farà l'abbonamento, perché la propria squadra non si abbandona mai. E se posso tu pensi dirti, così, potresti togliere la dicitura Milan dal tuo nickname, perché... Cara Ele Imbro, io invece, sai... siccome non mi faccio ammaliare da riprese per il culo che mi sta facendo questa società, ma io andavo a fare l'abbonamento quando il Milan arrivava decimo, undicesimo in campionato, non è un problema di risultati, è un problema che quel Milan che arrivava decimo, undicesimo in campionato, l'anno dopo ripartiva per provare a vincere, ok? Qui non c'è niente di tutto questo, ma c'è soltanto un circo mediatico che punta a portare tifosi che non gliene frega nulla del risultato, tifosi che se arrivi secondo, terzo, quarto è la stessa cosa. Tu sei una società che si chiama Milan, ok, che non può andare in giro a fare delle amichevoli in Australia e prendere 5 pere dalla Roma, ok, e questo vuol dire danni di immagine, ok, e quindi ritengo caproni chi va a fare questo abbonamento soltanto per questo motivo, non perché non voglio sostenere la squadra, perché io farò l'abbonamento ma non ci andrò, quel posto rimarrà vuoto, proprio perché non voglio che vadano tifosi, sì spenderò dei soldi per lasciare il posto vuoto, ve lo giuro. Vabbè, ci manda qualcuno. Io quest'anno ero abbonato, ho fatto 9 su 19 dal disgusto che ho di questa società e di quello che sta facendo questa società sotto gli occhi di tutti. Se ancora non vi siete aperti gli occhi, me ne accorgerete. Il milanologo, lei fa l'abbonamento per non e lascerò andare... il posto vuoto, andrò per solo quando avrò voglia di andare. Come? Per non far andare un caprone, quindi. No, per non far andare, sai chi alla fine di una stagione che secondo me è stata fallimentare per come l'hanno preparata e per come è andata, erano in giro a fare una festa alla gente dopo un Milan-Salernitana 3-3. Sapete perché? Perché poi sparavano le magliette con i cannoni per fare i giochini dopo un pareggio con la Salernitana con il tabellone interattivo, hai capito? Questo tipo di tifoso all'americana, come si fa in America, che reputano il risultato un secondo piano, a me non piace.
E siccome quindi la sua, Italia, la, sua protesta, la sua protesta è quella di andare allo stadio e lasciarla vuoto, ma non credo che il Milan ne risenta di questa protesta. Società, ah, non è una società come il Milan, non che minchia, perché nessuno ha l'obbligo, il diritto divino di vincere, ma che parta per vincere. Il segnale che tu stai prendendo Fonseca, grazie, non sei andato su un allenatore di nome, è l'ennesimo segnale che questa società di vincere, allora, non gliene può fregare di meno. Chiaro, chiaro, milanologo, sentiamo tutti. C'era Gianni, prego Gianni. Sì, vuoi sapere qual è il senso di uno che fa, allora hai definito caproni chi fa l'abbonamento, ma su questo non ti do torto, nel senso, a parte la parola caproni, perché anch'io l'anno scorso, due anni fa, dicevo finché c'è Allegri chi fa l'abbonamento sostiene questo schifo, e io ero contro chi faceva l'abbonamento, e posso essere d'accordo, però fare l'abbonamento e non andare allo stadio, alla società non ne frega niente, intanto i soldi d'abbonamento l'ha preso, quindi che senso ha? Ha un senso di protesta verso la società. Non gli interessa la società, non gli interessa la società. Ma è il mio senso di protesta. Per me magari vendere il proprio biglietto ai tifosi dell'Inter durante il derby. No, no, cara, sai cosa? Io le ultime, guarda, su questo proprio, il mio posto, dalle 9, ho fatto 9 partite su 19, le 10 volte che non sono andato, tra cui partite di cartello, non ho mai venduto il biglietto, figurati, a quelli là, in quella partita lì, mai. Mai, non mi, perché il nome milanologo, fidati, quella parola Milan conta, è come se conta per me. Mi rubate i nickname, però fidati, eh. Allora, Luca Coin stava ascoltandolo. Ma Ele, ma cosa si è fatto un tatuaggio sull'avambraccio? Sì. Milanologo ai qui. Ai. E io, guarda, io amo i tatuaggi, vederli, ma non ne ho uno addosso, quindi... Bellissimo, però è bello, è bello. La mia vita, per me è tutto. Cioè, sentiamo Luca, raga, sulla questione. Ma sulla questione Zirkzee, io faccio semplicemente un passo. Io sono più del partito del milanologo, sinceramente, non così estremista, però sono più da quella parte. E io faccio un passo indietro, no? E dico: l'anno scorso noi trattiamo Thuram per un tot di tempo, arriva Marotta e ci prende Thuram. Poi andiamo a trattare Taremi, all'ultimo ci raccontano che Taremi di notte cambia idea. Adesso Zirkzee ci stanno dicendo, vuole 15, trattiamo una settimana, loro scendono con le richieste e poi vuole di nuovo 15. Quindi che cazzo abbiamo trattato una settimana? Cioè, ma è possibile credere che tutti gli stronzi del calciomercato li trova il Milan? Oppure questa società qualcosa a livello di trattative... E manca totalmente, perché non è possibile andare su dei giocatori dove sai che c'è una richiesta alta di commissione, starci dietro 20 giorni che si sappia e 60 che non si sa, e poi arrivi alla fine dove la richiesta è la medesima dell'inizio e non chiudi, e poi magari allora, te lo fai pure soffiare da una concorrente. Luca, è veramente una coltellata all'animo dei tifosi questa pesante cosa. Questa dirigenza di incompetenti che aveva solo la fortuna di aver pescato a caso un ottimo allenatore, questa dirigenza qui, se no non vinceva manco uno scudetto. Ma non l'hanno preso questi, Manfred, che dici? Sai dove sbaglia? Sì, però aveva la fortuna di averlo. Sai dove sbaglia? Sbaglia nella comunicazione soprattutto, perché in qualsiasi cosa... Perché, allora... Non è scandaloso se il Manchester United ti soffia un acquisto, che tra l'altro è anche più ricco, ma è come ci arrivi. Tu ci arrivi, la somma degli eventi. Ci arrivi sempre che sembri il pollo della situazione, che tu lo tratti per 3 mesi, arriva uno in un'ora e te lo toglie via. E questo è l'errore, è proprio come lo comunichi, secondo me. Cioè, ma anche quei tifosi a volte faceva l'acquisto e un minuto prima non lo sapevi. Ma Manfredi, anche quei tifosi che ci parlano tanto del bilancio e ci iniziano a dire, perché gli hanno lavato il cervello, grazie, parlano solo di conti, e iniziano a dire no, però è giusto non dare quella commissione, quell'altra commissione, cioè, ma mi spiegate che cazzo serve avere il bilancio inutile, fare utile durante l'anno, se poi arriviamo nell'acquisto dove ti serve la punta, perché sei senza punta e tra 20 giorni saremo senza due punte, perché Jovic del rinnovo non c'è neanche l'ombra ad oggi. Arrivi nel mercato, devi spendere questi 50 milioni per un giocatore che ha ammaliato tutta la Serie A e ti tiri indietro per 5 milioni di commissione. Cioè, per me è follia, dopo che hai preso Fonseca.
dopo che hai preso Fonseca. Perfetto il Milan, direzione, però ragazzi dobbiamo fare un po' di chiarezza. Allora, su Thuram sono d'accordo, perché Thuram era due anni che veniva trattato dall'Inter, anzi se non si fosse infortunato probabilmente sarebbe anche arrivato prima. Thuram, il Milan ha cercato di prenderlo per quando l'Inter tentennava sul discorso Lukaku, poi ovviamente è saltato Lukaku, l'Inter si è fiondata su Thuram e aveva il beneplacito del giocatore. Per le notizie che ho io, Taremi, Milan non ci ha neanche provato perché aveva già un accordo di massima con Jovic. È stato tutto un teatrino per far vedere che all'ultima giornata di mercato il Milan stava cercando di fare Taremi. Su Zirze aspettiamo ragazzi, perché io vi dico, non è ancora saltato e secondo me alla fine si fa. E il discorso della comunicazione, Manfred, parliamoci chiaro, lo sappiamo le notizie che abbiamo, e tante sono inventate di sana pianta, tante notizie, tanti nomi che escono fuori. Ma lo escono devono fuori far, da loro, non li devono far trapelare. Ma non li fanno trapelare loro, li fanno trapelare giornalai che non sanno niente, per prendere un like in più ogni giorno ti tirano fuori un nome nuovo. Dai Manfred, su, facciamo vabbè, i bravi, perché ci sono giocatori che il Milan non ha neanche avvicinato, non ha neanche mai trattato, ed escono dei nomi che poi ti vengono a dire: ah cavolo, ce l'hanno soffiato. Se no, ma in realtà il Milan non ha mai trattato. Questa è una follia, questa è una follia. Se Broia, che doveva essere la riserva di Zirkzee, diventa il piano A, questa sarebbe una follia, ma io tendo a non crederci. Fatemi sentire un po' tutti, prego Monarca, oggi senza il suo compagno BJ la vedo molto più serena, prego. No, BJ mi manca, detto questo. Grazie, non escludo che possa entrare da un momento all'altro, prego. Volevo andare un attimo sul campo e sul piano tattico. Allora, il Milan fa partire Giroud, che ha chiuso in campionato nelle ultime stagioni sui 12-15 gol. Prende un attaccante che è su quella media lì, ha fatto un solo anno a 11 gol, e io vorrei ricordare a tutti, poi magari qualcuno se lo scorda, che Zirkzee non è un centravanti. Zirkzee è una sorta di regista offensivo a cui piace giocare fuori dall'area. Quindi se vi aspettate Zirkzee centravanti del Milan da 20 gol, non è quello che farà Zirkzee, perché non è nelle sue corde, non gli piace giocare in mezzo all'area. Noi ci aspettiamo un dialogo con gli esterni d'attacco, che è la caratteristica principale che ha Zirkzee, avendo gli esterni però, come ruolo principale. Scusami, Luca, un DS si basa sui numeri. Se tu sostituisci Giroud da 12-15 gol l'anno, per migliorare mi aspetto che ne prendi uno che però quanti assist fa Giroud? Quanti assist fa Giroud? Sì, ho capito. Ma il centravanti, no, tu aumenta il reparto, aumenta i gol di reparto, non aumentare i gol della punta, aumenta i gol di tutto il reparto. E vedi che qualcosa grazie, arriva. 11 metri. Ah, vabbè, se a te va bene così, io insomma, credo sia quello il ragionamento Monarca, che Monarca, però parlando di numeri. Il ragazzi è abituato a quindi Monarca, Monarca, scusami, ma il problema del Milan quest'anno non è la punta o l'attacco. Il Milan è stato il secondo attacco del campionato. Il problema del Milan quest'anno è la difesa e la fase difensiva, che è stata da notte horror. Quindi se mi arriva un centravanti, perché per essere il secondo attacco del campionato ho dovuto alzare così tanto il baricentro da prendere con la palate, ergo vuol dire che tu, per avere un grande attacco ma una difesa solida, devi avere centravanti da 20 gol come ce l'ha l'Inter con Lautaro, e Zirkzee non è uno che ti farà 20 gol. Oppure lavorare con gli inserimenti dei centrocampisti e magari con una squadra un po' più equilibrata. Monarca, però la Juventus degli scudetti consecutivi non aveva dei grandi centravanti. Tu hai detto però per essere competitivi bisogna avere dei centravanti da 20 gol. La Juventus dei 9 scudetti non aveva dei grandi centravanti da 25-30 gol. Ma c'era Higuain. Vabbè, ma avevi Higuain che l'anno prima ha fatto i record di 36, ma la Juventus non segnava così tanto, regà. Ma la Juventus non segnava così tanto. Hai avuto Tevez. C'è anche da dire che Zirkzee, no, regà, non aveva 23 anni, ci puoi lavorare. Ma no. Ecco, Cristiano Ronaldo, che cazzo dice? Ma che cazzo c'entra che sia Ronaldo che ha vinto lo scudetto solo? Ma che cazzo dite, ragazzi? La Juventus non aveva degli attaccanti da 30 gol, da 25-30. No, ma 30 gol, già 20 siamo passati a 30, però
allora il primo, se mi parli del primo anno di Conte, dove c'è Vucinic, Llorente, se non sbaglio, però poi Quagliarella, no, non c'è Quagliarella, che è uno che ha sempre fatto tanti gol. Poi arriva Tevez, poi arriva Higuain, con Dybala, e poi arriva Cristiano Ronaldo, insomma. Mandzukic non è uno dei 20 gol, però Mandzukic. Vabbè, però ragazzi, il discorso del Don non è così sbagliato, è la prima punta della Juve, soprattutto quando se la dividevano Llorente e Morata, cioè sono due che vuoto, cioè non è gente Morata. Che ha 20-25 gol. Ma la strategia può essere duplice: o è quella di avere il bomber che ti fa 30 gol da solo, o è quella di avere un giocatore che ti fa segnare tutto il reparto. È quella, si sceglie una strategia. Il Milan ha scelto la prima. Stai dicendo che il contesto di Zirkzee, Pulisic da 11 gol passa a 20. Io ti dico che con l'innesto di Zirkzee il reparto offensivo farà più gol, secondo perché me. Per migliorare, Leao quest'anno ha chiuso a 10-11, corretto. Leao sicuramente migliorerà, ma credo anche Pulisic. No, Pancio, fai eco, Andre. Devi andare a 15-20. Per me sì, per me sì. Poi vediamo. Okay. Vabbè. Però Bergomi. No, dicevo, sarebbero tanti discorsi da fare da Redbird, perché il Milan è la squadra più interessante forse da commentare quest'anno per quello che sta accadendo. Però se ci focalizziamo su Zirkzee, alla sua età Salah, che per me gli assomiglia molto. Io purtroppo ero... Secondo te assomiglia a Salah? Zirkzee ha fatto, Zirkzee ha fatto un gol con l'Inter. I capelli. Cosa? Esteticamente. No, dicevo, maestro, secondo te assomiglia a Salah? No, come tipologia di calciatore. Io mi ricordo il Salah Fiorentina Basilea quando a 20 anni faceva molti meno gol. Zirkzee fa un gol ogni 4 partite. Salah poi è cresciuto. Non mai messo prima punta Salah. Cosa? Giocava sull'esterno. Quando ho visto gol che ha fatto all'Inter a San Siro, mi pare a ottobre. Io ero dietro, ha fatto qualcosa di sensazionale, cioè ha temporeggiato, aspettato, ha fatto un gol pazzesco. Ma non c'entra un cazzo con Zirkzee, Fabio, giocava sull'esterno. No, parlavo di Zirkzee che ha fatto gol all'Inter quando era al Bologna. Mi sembra un calciatore Zirkzee veramente forte. Io mi fermo, non voglio fare discorsi di schemi, 4-2-3-1, anch'io non lo metto. Dico che se l'Inter anni fa ha preso Sensi, Zanzandolo al Milan, così come Frattesi, eccetera, e Barella 40 milioni, veniva, adesso hai Zirkzee, che è miglior giovane in Serie A, miglior, metti insieme, decidi se ti piace, al di là delle commissioni, al di là di tutto, soprattutto ci devi credere, perché se ci credi e fa un'annata buona, Zirkzee l'anno prossimo vale il doppio, quindi è un investimento.